capillari, spade e danze in costume. A Torgiano, a pochi passi dal capoluogo umbro, domenica si è svolta una rievocazione storica dell'antica battaglia del 1540, la Guerra del Sale. L'evento ha riproposto uno scorcio di storia umbra, quando nello scontro tra le milizie di Perugia e del Papato le prime ne uscirono sconfitte. I perugini, dopo la guerra, reagirono boicottando la tassa sul sale, che dovevano al Papa, e smisero di salare il pane, che da allora fu insipido. Tra i mercanti, giocolieri e musica cinquecentesca, a Torgiano si respira il fascino, l'allegria e la spensieratezza della gente tornata a vivere dopo questi mesi di pandemia. È stato bello sentire nel paese le persone che si sono rincontrate da quanto tempo non ti vedo, e questa è una cosa bellissima. Dà tanta gioia vedere le persone riunirsi, rincontrarsi e stare insieme. Nella manifestazione si sono rievocate le arti e i mestieri storici delle tessitrici, i cestai, i musicanti e gli orafi. Un artigiano del posto ha lavorato per mesi e riprodotto lo stesso baiocco del 1540. In questa nuova edizione abbiamo portato una novità in particolare, che è quella del mercato fatto esclusivamente dai volontari del posto. Per le strade del borgo tutto è come allora e si possono acquistare zuppe povere, tessuti lavorati a mano o semplicemente giocare con la trottola e altri giochi in legno tipici del Rinascimento. Vogliamo dare effettivamente il segno che l'artigianalità e il mestiere c'è ancora e può dare tante soddisfazioni.